Questo programma è offerto da Supermercati Doc e Famila. Vai radio TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano. Buongiorno, buongiorno e buon venerdì 8 gennaio, fine settimana. Ciao Silvia, ciao Titti, ciao buongiorno. Federico, buongiorno. Allora, oggi parleremo di un argomento un po' particolare, nel senso che parleremo dei duetti storici, fatti chiaramente da cantanti, non da gommisti o commercialisti. Duetti, tipo, che ne so... ci sarà qualcuno di voi sicuramente che si ricorderà qualche duetto, tipo Wes e Dorighezzi, o ce ne sa, c'è Albano e Romina. Vabbè, Albano e Romina nasce, anzi è diventata una coppia, perché poi, presi singolarmente, Albano sappiamo che è nato artisticamente negli anni 60. Oppure ce ne sa, hanno fatto duetti, chi altro? Wes e Dorighezzi, Santo e Johnny, Child, tutti i duetti. Quindi tutti se che vi vengono in mente, se viene in mente qualcuno, potete dove vivevate? Potete chiamarci al numero 080 541 4668 e manderemo un brano, appunto, che vi ricorda un duetto. Per esempio, un duetto anche John e Yoko, no? John e Yoko, sì, vabbè, è un duetto particolare, come ben sappiamo. Oppure ce ne sa, Titti, ti viene in mente qualche duetto? Aspetta, non rompere le scatole a Tiziano, che ha un telefono, all'altro telefono, al terzo telefono. Vabbè, che tu, Stone? Forse il suo cellulare. No, non sta il cellulare. Vogliamo partire già con una canzone? No, perché è appena arrivata una telefonata. Una telefonata. Sì. Che ha chiuso. Pronto, chi è? Pronto? Pronto. Ciao. Buongiorno, Reni. Ciao, chi sei? Pronto? Sono Rosanna. Rosanna. Rosanna, ti viene in mente un duetto? Sì, Wes e Dorighezzi. Alberto Lupo e con Mina, Mina, se non mi sbaglio. Brava, sì, certo, come no. Poi Cocchi, vabbè, di cantanti dici tu? Certo, cantanti, duetti musicali. Cocchi e Renato anche, perché loro hanno cantato insieme moltissimi. Veramente, quello stavo dicendo. Sì, certo, puoi dirlo tranquillamente. E poi ti dovevo dire una cosa. Dimmi. Come io ti ho dedicato ieri la canzone. Quale? Rose rosse, e tu rispondi così. Così come? Come ho risposto? D'amore non si muore. Così muore. Come hai detto, ne l'avevo fatto così. No, non ho detto così a te. Non ho detto a te, forse c'è stato un altro che per dire un fatto ci ha messo 20 minuti. Sì. Però dobbiamo dare spazio. Confermo. Dobbiamo dare spazio a tutti quelli che e poi chiamano. L'ultimo che ho fatto il vedi? Sì, lo so, figurati. Poi all'ultimo, quando ho fatto il finale, hai detto bravissimo, sì. Bravissimo. Invece Silvia ha detto, vedi che una donna non è un maschio. Vabbè, perché sembrava la voce di un uomo, ma non è un problema. Signore e signori, abbiamo assodato. Certo, sta subendo una polemica. Va bene, grazie cara, grazie. Quindi hai detto Wes e Dorighezzi. A proposito, scusami se ti rubo un altro secondo. Dimmi. Ma poi quando si riaprirà tutto, sperando il più presto possibile, certo, non farai più questo programma poi? Sì, proprio ieri ci hanno detto che anziché finire a febbraio, finiremo i primi di maggio. Sei contenta? Sì, hai visto? Contentissima, figurati. Per tenervi compagnia. Perché io non mi posso permettere di venire a teatro, se non venivo. Lo so, e neanche noi ci possiamo permettere, almeno fino a quando poi non riapriranno le gabbie, insomma. Va bene, grazie. Ragione, ragazzi, dovete lavorare. Grazie. Arrivederci. Ciao. Non ci lasceremo. Quindi, diciamolo, non è una minaccia.
che staremo in compagnia di tutti quanti, no, i nostri cari affezionati telespettatori fino a maggio. Perché siccome i primi di maggio ci state dando una gioia immensa, almeno a noi, no, non vi vogliamo lasciare non mai. Non vogliamo lasciare così con come la zitta di Ceglie. Quindi abbiamo così prolungato questo periodo stando insieme sempre. Insieme. Quindi stiamo sentendo West e Tony Ghezzi. Esatto, abbiamo già un'altra telefonata. Pronto, chi è? Pronto, buongiorno. Ciao. Elena da Bari. Ciao, allora. È una canzone di Albano Romina Sauer. Qua. Felicità, felicità, un panino con whisky, la felicità, la felicità. Evviva, grazie. Ciao Ellen. Va bene, felicità di Albano e Romina, che poi ne hanno fatte tantissime. Sherazan. Sherazan. Le Hawaii. Renato, fammi la spalla di Romina, per favore. Che attraverso questo mare di cemento. Moie. Abbiamo un sacco di messaggi. Sentiamoli. Che faccio, vado? Vai, sentiamoli. Ciao Silvia, ciao Renato, ciao. Sono Francesco D'Andrea. Beh, a proposito di duetti, me ne vengono in mente due. Minghi Mietta, Vattene Amore, sì. Baldi a lotta con Non Amarmi. Bravo, ma bravo. Se non sbaglio, anche Walter Chiari e Alida Kelly hanno fatto un duetto. Certo. Solo che adesso non mi ricordo. Ciao. Possiamo cercarlo, ciao e grazie. Salutaci Andrea. Ciao Renato. Walter Chiari. Mi viene Alida in mente Kelly. Il grande duetto tra Eros Ramazzotti e Anastasia. Sì. I belong to you. I belong to you, ma anche con Tina Turner. Eccolo qua, Minghi e Mietta. Mamma. Ciao, sono Michele, vengo da Corso Sonnino. Vedi? E ho 47 anni. Mm. Il mio sogno nel cassetto è presentare un programma televisivo di alta moda insieme alla dottoressa Mazzitelli. Ah, va bene. Il duetto che ricordo è J-Ax e Fedez. J-Ax e Fedez. Quella richiesta la gireremo direttamente alla dottoressa. Man, fai Italia, copia e incolla e mandala direttamente. Così ciao dice Renato, che... ciao Silvia. Ciao. Allora, io volevo dirvi Freddie Mercury con Montserrat Caballé. Ciao, brava. Buona giornata da proprio Sara l'altra di Bari. Sera. Ciao, proprio l'altra sera. E anche visto. Freddie Mercury con David Bowie. David Bowie, anche John Lennon con David Bowie. Ma ci credevo come ai mondiali, alle elezioni, prova costume per smaltire. Questo è Fedez e J-Ax, giusto? Sì, loro hanno avuto un grande sodalizio artistico, un ti altro... ricordi? Per un bel po' di tempo. Poi c'è stata, in cui era coinvolto in questo sodalizio, anche il giovane Rovazzi. Rovazzi, sì. E poi è stato poi è durato si sono, poco. No, si sono ragazzi un po' sono tutti. Ragazzi, si sono sì. Ragazzi, Fedez con J-Ax, Rovazzi si è trovato in mezzo. Maci, macello. Ma roba di femmine, no? No, che roba di femmine? Roba no, di... no, roba di etichette, roba di prime di donne, diciamo. No, non credo neanche quello. No. Divergenze artistiche, caro Renato. Divergenze artistiche. Mind. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, sono Francesca. Ciao Francesca, da dove ciao. Chiami? Ciao, prima di tutto vi faccio tantissimi auguri per il nuovo anno. Grazie, grazie. Anche a te. A te e tutta la tua famiglia. Grazie anche a te. E a tuo papà con la rispettiva consorte. No. Vorrei sentire un brano di Santo e Johnny. Di Santo e Johnny, bravissima. Santo e Johnny. Non abbiamo mai mandato Santo e Johnny. Purtroppo ho un ricordo molto, molto sentimentale. Ah, e vabbè, allora te lo dedichiamo. Speriamo un bel ricordo. Ma ti ricordi un titolo di una canzone? Perché loro ne hanno fatte tantissime. O Sole Mio. O Sole Mio, fatta da loro? Sì, sì, quindi... incisa da Santo e Johnny. Va bene, Santo ok, Johnny, o Sole la stiamo mio. Cercando. Ciao, grazie. Ok, un abbraccio. Ciao, vi grazie. Bene. Ciao. Anche noi. Con la chitarra vaiana, mia nonna Maria, buonanima. Oh, la chiamava chitarra vaiana. Vaiana. Ah, nel frattempo, Francesco Hawaiana. D'Andria ci aveva chiesto loro, Non no? Amarmi. Renato, me li fai? Il gusto di qualcosa di diverso, ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi. Perché la faccia così in giù lei? Perché è timida? Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi. Ehi, lo sai che molti dicevano perché vivo a Londra. Londra, sì, usa. Messaggi. Un po' come Oh My Love. Messaggi, sentiamo.
Ciao Renato e ciao. Ciao Silvia, sono Chiara da Bari. Per quanto riguarda il duetto, ho pensato agli Zero Assoluto svegliarsi la mattina. Ma... e notte di mezz'estate Edoardo Bennato e Alex Britti. Ciao a tutti. Ciao. Alex Britti, che ha iniziato la sua carriera come chitarrista suonando appunto in tournée con Edoardo Bennato. Poi l'hanno scoperto come... era bravo di tutto, mago della chitarra, era pure un bel guagnone, hanno detto sì. Giovane, vieni qua, andiamo avanti con i messaggi. Anche Luisa Corna con Fausto Leali hanno duettato insieme. Abbiamo tutti un po' rimosso. Anna Oxa e Fausto Leali, tantissimi. Sì, me? Vado? Vai, sentiamo. Il duetto su One Love di con Mary J. Blige, ovviamente Bonovox. Fra con? Allora, One, dice la Dilalla, sì. Mary J. Blige e Bono Box. Eccoli qui, Santo e Johnny. Santo e Johnny. Abbiamo una telefonata? Sì, sì, sì. Mamma mia. Riesci a ballare? Molto romantico. Facciamo un balletto sensuale. Vieni, vieni, vieni a ballare. E partiva il ballo. Beh, se uno lo chiedeva così, però anche no. Si ballava così, Silvia. Vieni. Peccato che la gamba non si vede. Però il maschio alzava la gamba così. Ma ero tutto. A fare lo scemo. Mo la chitarra aveva caduto. Telefonata. Pronto, chi è? Ciao. Eccola qua, Chicca. Non osi immaginare il duetto che ci, guarda, che ci dirai adesso. Noi abbiamo... Allora, abbiamo alcuni. Alcuni, più di uno, sentiamo. Uno scontato. Granaiello e Lavanoni. Chi è? Enzo Granaiello e Lavanoni. Ah, Enzo Granaiello. Ah, bello, bello. Poi? E poi lui. Gigi D'Alessio. D'Alessio. Verranno, ti respirerò. Beh, con Anna Taton. Bravo, Clementino. Ti stavamo aspettando. Però, più che duetto, lui ha fatto anche un quartetto, te lo ricordi? Con Lucio sì, Dalla. Esattamente, Lucio Dalla e Gigi Finizio. Brava, con la figlia, hai vinto. Scusate, ma Lucio Dalla che ci faceva? Hai vinto le calze che Maddalena sta mettendo al cane suo. Vuoi finire? No, per evitare di calpestare le pisce. No, ma non è questo il motivo. Ciao. Le pinne. Ciao. Ciao. Le pinne. Ma che sei... Allora, per favore. Ho visto ieri il cane di Maddalena Mazzite. Le calzi. Io veramente non lo so. Dice che non arriveremo a maggio. Comunque. Firmate. Diceva, le calze firmate. Vuoi finire? Beh, andiamo avanti. Allora, io ti ho fatto una domanda. Ma perché? Che c'entra Gigi Finizio con Lucio Dalla? No, perché sì, vabbè, noi stiamo parlando di duetti storici. Sì, ma perché Lucio Dalla? Però, con Gigi no, perché hanno fatto veramente un brano insieme, un pezzo. No, bellissimo. Titti. Ma lo cerca un attimo. Sì, che Gigi D'Alessio, Gigi Finizio, tutti Gigi si chiama. Lucio Dalla e Sal Da Vinci. Sal Da Vinci, Lucio Dalla, Gigi Finizio, Gigi eccetera, D'Alessio. Eccetera. Abbiamo bellissimo. Una telefonata. Pronto? Pronto, chi è? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, Renato, sono Anna da Bari. Anna da Bari. Da dove Bari? Bari che zona? Il Brasile. Ah, San Paolo do Brasil. Allora, dici un duetto. Ma? Allora, Renato, vai. Ho due da dirti. Vai, Mia Martini con Roberto Murolo. Com'è? Come si fa? Bellissimo. E poi? E poi c'è Gigi D'Agostino e Edoardo Bennato. Bennato, va bene. Gigi D'Agostino e Edoardo Bennato. Grazie. È svenuto ti consiglierei di mettere, fammele sentire, ti certo. prego. Certo, stiamo in lista d'attesa, va bene? Le mettiamo. Un abbraccio, ciao. Un bacione, a buon te. Anno a voi. Grazie. Eccolo qua, senti. No, questo è... Napoli. Okay. Allora, mentre cerchiamo la richiesta Gigi D'Agostino e Edoardo Bennato, mentre faccio riprendere un po' Tiziano con dei sali. Sì. Questa accoppiata, non lo so, l'ha sconvolto. Vi faccio ascoltare dei messaggi. Sentiamo. Ciao Renato, vento ciao. Di passione, Pino Daniele e Giorgia. È vero, anche Pino Daniele con Irene Grandi. Ciao Renato, ciao Silvia. Ciao. Mi ricordo il duetto Piero Pelù
è Adriano Celentano con Svalutation. È vero, è vero. È uno dei tanti duetti, Renato, che ha fatto, ciao, una trasmissione sua. Sono Adriano da Bari. Ciao Adriano. Gli unici duetti che mi vengono in mente sono Francesco Renga e Marco Masini con Ti innamorerai, e Marco Masini e Luca Carboni con Va, però non si può dire. Cominciare da zero. Hai già detto Marco Masini, che è una parolaccia, quindi potevi dirlo il titolo della canzone. Vai Renato! Chi è questo? Gira, continua. Vai, vai, vai. Si fa. Cominciare da zero. Io mi sto sentendo male. Gigi D'Agostino. Allora siamo sepolti dai messaggi, ma abbiamo anche una telefonata. Pronto? Pronto? Non è più. È caduta. Silvia, io qua tra i brani che hai scritto, sì, leggo. No, ti devi dare una calmata. Un Semogente De Borgata dei Vianella. Un duetto che, per chi ha vissuto gli anni 60-70, si ricorderà. Un duetto straordinario, sì, formato appunto da Edoardo Vianello e Vilma Goic, che era la sua compagna all'epoca, cioè sua moglie. Non c'è altro da fare. Pezzo di Califano, eh? Io devo sfrangiare i messaggi, eh? Aspetta. E qualcosa cambierà, siamo ricchi di volontà. Vai! Core mio, la speranza non costa niente. 1972, bellissimo, questo brano. Abbiamo bellissimo. Una telefonata. Pronto? Con chi parlo? Pronto? Ciao, chi sei? È la prima volta che chiamo. Che bello, come ti Sono chiami? Giulia da Carrassi. Giulia da Carrassi. Ciao, allora Giulia. Giulia, una canzone, un duetto che ti ricorda? Senti, io vorrei una canzone, però a piacere tuo. A piacere mio, di un duetto che ti ricorda? ci cospiti un me. Perché sta ridendo quella ghezza vicino a te? La gig! È partito la gig! La gig! A ridere! Dai, balla! A ridere! Va a tempo pure con la risata! La iosa, che cos'è? Dai, arrivi! Ma state mangiando con la giglio incorporata? Ciao, arrivederci! Ciao, salutaci Carrassi! Ciao! A posto. Vabbè. Renato, volevo una canzone. Ti prego, Renato, la messaggi. Sentiamo. Ciao Renato, ciao Silvia, sono Carmela da Barletta. Me. Mi ha detto mamma. Ciao a te. Il duetto di Eros Ramazzotti e Cher. Cer. Ciao, un bacio. Ce l'hai rimosso la bambina. Se la fai sentire, per favore. Ma aspetta, è il tempo. Dia mamma, aspetti. Ma cicca. Che è saudante. Cher, ma pure io. Cher. Allora, Cher con Eros Ramazzotti. Sì. Ecco, ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. Abbiamo anche una telefonata, eh. Sentiamo prima Cher e Ramazzotti. Poi dai, dici che sono tutte e due con la R-Mosche. Questa è Cher. Sì. Cher, negli anni 60, faceva coppia con Sonny. E Cher. Bono. Cerchiamo un brano, Silvia. Di Sonny e Cher. Di Magari Sonny e Cher. Quello più famoso. Te lo sto cantando io. Ah, ho capito che brano è questo. Vuoi dire pronto? Questo è Tu che puoi, tu che puoi. Pronto, chi è? Ciao Giuseppe da Campino, sempre quello della scena di Giuseppe. Ciao Giuseppe. Renato. Allora, un duetto. Renato, il duetto era Murolo e Mia Martini. Con me, giusto? Va bene, lo cerchiamo. Di Enzo Granagnello. Va bene, grazie. Ciao, salutaci caro. San Pio. Allora, andiamo avanti. Ecco qua, Sonny e Cher.
Io faccio ascoltare i messaggi nel frattempo. Buongiorno ragazzi, ciao. Sono Patrizia. Mentre vi guardo, vi mando questo messaggio. L'avete citato non moltissimi giorni fa, credo la puntata dell'anno nuovo. Secondo me un bel duetto è stato quello di Bradley Cooper e Lady Gaga per Shallow nel loro film. Sì, sì. C'è un bambino che chiama. Questa versione, madonna, è bruttissima questa versione. Che cos'è? È velocizzata. Muro, scena con me. È partita la versione karaoke. Madonna, che brutta. Renato, sono Enne da Foggia. Ecco. Volevo dirti che è uscito su YouTube l'ultimo singolo di Vasco Rossi, praticamente è ambientato in Piazza Maggiore a Bologna, è strepitoso. L'ho visto. Non so se magari ti interessa ascoltarlo. L'ho visto, però non c'entra niente con i duetti Vasco Rossi. Oppure Renato, il duetto Mine e Celentano, quello lì in dialetto foggiano. Sì, che è vero. Anche simpatico, che è da Foggia. Di... Sì, sì, che taggia fa. Che taggia di messaggi. Però Mina, sì, ciao Renato. Scusa un attimo, aspetta un attimo. Mina nel pezzo dice una bestemmia proprio precisa a un certo punto del brano. Lo ricordi, Silvia? Sì, me lo ricordo, ora lo stiamo cercando. Nel frattempo ti faccio ascoltare qualche altro messaggio. Sentiamo. Silvia, ciao Renato. Un duetto che vorrei ricordare è Pino Daniele e Giorgia. Fantastico. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dani Cesarattico. Ciao. Ciao Renato, ciao Silvia, sono sempre Tania Cesenatico. Un altro duetto leggendario che vorrei ricordare è Bono Vox con Frank Sinatra. Con Frank Sinatra? Sì, certo, abbiamo già mandato. You under sì. My skin. Un altro duetto che mi è venuto adesso in mente, Silvia, è di Elton John e George Michael. Non mi ricordo il titolo del brano, però mi ricordo che è un pezzo dei Queen, addirittura dice Tiziano, sì. Elton John aveva pubblicato un album dove si intitolava proprio Duets. C'era lui che duettava con moltissimi artisti. Eccolo qua, Roberto Murolo e Mia Martini, la canzone di Enzo Granagnello. Poi vi cerchiamo Man, anche bellissimo. Guarda sto mare, caccia in fondo in paura. Allora, io ti faccio ascoltare gli altri messaggi. Aspetta, 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 aspetta. Mamma mia, che voce pazzesca. Sentiamo i messaggi. Ragazzi, è come dimenticare il vostro duetto. Abbiamo fatto l'altro giorno. Abbiamo dimenticato, va tutto io. Ciao Renato, Antonio del quartiere San Paolo. Sì, ciao. Volevo fare un saluto prima a tutto lo staff del Gran Caffè del quartiere San Paolo. Ah, salutiamo. E il duetto è Mina e Lucio Battisti. Quale? Il live che fecero in Rai, storico. Ciao Renato, sono Adriano da Trigiano. Ciao Adriano. Il trietto, Giovanotti, Ligabue e Piero Pelù, Il mio nome è mai più. È vero, è vero. Il mio nome è mai più. Ho bisogno di fare un appello. Mai... Sì. Non ci dovete chiamare sul numero WhatsApp. Dovete chiamare al fisso 080 501 4668. Questi suoni che sentite ogni tanto. Eh sì, sono le telefonate. Infatti. Vedi? Appunto, che ho detto. Tu anche se lo dici. Ecco, cioè, Renato, non sentono. Contieniti. Qui sono arrivati un sacco di messaggi Dobbiamo sfrangiarli, andiamo in pubblicità? No, no, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Maria Teresa. Ciao Maria Teresa. Senti, come duetto ho pensato Paul McCartney e Stevie Wonder. Wonder. Bravissima, bravissima. Ebony. Va benissimo, grazie. Ciao ragazzi, siete ciao. Grazie, ciao. Grazie. Io devo assolutamente mandarti un po' di messaggi perché siamo sepolti. Anche Paul McCartney con Michael Jackson hanno duettato. Ciao, sono Maria da Barletta. Sì. E vorrei dedicare la canzone di Orietta Berti, Finché la barca va, a mia sorella Valentina e i suoi figli Giuseppe e Raffaella, che lo seguono tutti i giorni in questo programma. Grazie, ma non è un duetto, Orietta Berti. Vabbè, fagliela tu, Renato, dai. Beh, e mandala. Ecco, salutiamo il professor Mazzitelli che sta lì a...
Renato, fagliela tu finché la barca va. Smettila, per favore. Oh, facciamo i seri. Comunque, perché vabbè, puoi farci finché la barca va? Finché la barca va, lascia andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene, è arrivata la telefonata. Pronto, chi è? Pronto? Eccolo qua, Stevie Wonder. No, Paul McCartney. Ciao Antonella da Bari. Ciao Antonella da Bari. Allora niente, un duetto bello, è quello di Eros Ramazzotti e Giorgia, inevitabile. Eros Ramazzotti e Giorgia. Inevitabile. Vabbè, se lo dici tu, mi fido. Lo cerchiamo, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Alza. Un bacio, ciao. Alzi volume, alza. Yeah. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo ricordarvi il duetto Alotta Baldi. Sì, l'abbiamo già mandato, grazie. Mi raccomando, amatemi lo stesso. Un abbraccio da Carbonara. Ciao, salutici Carbonara. Bella questa versione. Tiziano, ehi, poi me la devi dare. Bellissima. Vi ricordo che Tiziano... Ciao Silvia, ciao Renato, sono Mary da Modugno. E io ho un duetto che non vorrei più ascoltare, sinceramente, che è quello di Gianni Morandi e Piero Pelù, La notte di Capodanno. Non lo mettiamo. Scusate, ormai l'ho detto. Ma non si potevano proprio sentire. Ma infatti, lasciamo stipato nel disco. Anche Gianni Morandi con... come si chiamava quella cantante americana? Cocciante Mina, bravo. Questione di feeling. Un brano che fecero Gianni Morandi e... Madonna, mi sfugge il nome della cantante. Sì, l'abbiamo messo in scaletta. Amy Stewart. Sì. No, non era in scaletta. Abbiamo una telefonata, credo. Pronto? Ciao, chi sei? Credi bene, Silvia. Ciao, Silvia. Ciao. Renato, Gianni Ciardo. Ciao. Com'è? È così. Mi hanno... È dall'inizio dell'anno che mi stanno dicendo... Ah, tu sei Angie della piccola Sanremo delle Puglie. Ah, ok. Io ho detto, beh, sì. Ma io mi chiamo Angela Maria. Angela Maria, quindi, un brano, un duetto. Un duetto, Angela. Guarda, uno che fa esplodere il mondo. Che quelli che cantano col autotunes, che li odio, lo andassero ad ascoltare, Claudio Baglioni e Pino Daniele. Va bene, Daniele, grazie, Claudio Baglioni. Ciao, andiamo avanti. Sì. Allora, messaggio. Sentiamo. Buongiorno, sono sempre Sante da Gravina. Ciao Sante. Niente, volevo ricordare il duetto Dalla De Gregori o Dalla Morandi. Quale? Grazie mille. Ne hanno fatto così tanto. Generico. Ciao. Senti che pezzo meraviglioso. Anche gli angeli capitano a volte, sai, si stroncano. Renato, abbiamo, non sto scherzando, ma una trentina di messaggi vocali. Vabbè, una volta, non tutti insieme, sennò poi non si capisce. Già non si capisce. E abbiamo anche una telefonata, prendi la telefonata. Va bene. Dai. Pronto? Chi è? L'ho presa. Sono Ruggero da San Paolo. Ciao Ruggero, come stai? Volevo parlare con Renato. Volevo Eccomi qui. Dimmi. Bravo, sto benissimo. Beh, sono contento. Io sono uno che vado a bar a farmi il bagno d'inverno. Bravissimo! Bravo, che faccio il buco, la tonifica! Ma voglio dire da te, a chi ti fosse leale? Leale e poi? Che più pregherò in inglese. A chi sorriderò se non a te, a chi? Se tu non sei più qui. Mi faccio male, lasciandomi andiamo avanti. Abbiamo Pina al telefono. Pino? Pina, ciao, buongiorno. Ciao Pina. Chiamo dal Quillace, Catanzaro. Ah, ciao cara, come stai? Ti ho messaggiato l'altro giorno. Bene, grazie. Allora, il famoso duetto è quello di Nina con Alberto Lupo. Parole, parole. Bravissima, grazie. Lo mandiamo subito. Va bene, ciao cara. Ciao Pina. Ciao. Ciao. Renato, non
non facciamo in tempo a chiudere il telefono. Che già, il povero qui, Tiziano non riesce neanche a cercare una canzone perché arrivano le telefonate. Dipende anche dai temi che noi che tu dai alle puntate. Ma sinceramente ormai è roba di ogni giorno. Ogni giorno. Ma si vede che ti vogliono un sacco di bene. No, ci vogliono bene perché noi siamo io, te, Tiziano, Federico. Federico che non si faccia mai vedere. Infatti io volevo mandare una foto di Federico. Fai un appello a Federico. Federico, un messaggio. Facciamo un appello. Allora, semplice, Simeone. Vabbè, basta. Toritto. Okay. Andiamo avanti. No, mi sa che dobbiamo andare in pubblicità. Pubblicità, sì, dobbiamo pubblicità. In pubblicità. Ci vediamo fra poco, pubblicità. Il ciardatano. Il ciardatano. Cosa mi succede stasera? Ci sa. Ti guardo. Ma? Ed è come la prima volta. Che cosa sei? Mina e Alberto Lupo. Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Ma secondo me. Cosa sei? Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Io sì. Inquietudine. Adesso ormai ci puoi parlare. Ci sono stati anche moltissimi duetti. Chiamami. Parliamo della TV, quindi della Rai, della prima Rai. Parliamo degli anni, fine anni 50, inizio anni 60, dove hanno duettato Mina con la Carrà, ti ricordi Silvia? Mina come con no? La Carrà, Mina con la Pavone pure, Gianni Morandi con Rita Pavone quando erano piccolini, tenevano 15 anni, 16 anni più vabbè, o meno. Vabbè, tuoi coetanei, andiamo avanti, abbiamo una telefonata. Pronto? Renato, sono sempre io, Vicente. Dimmi. Mi ero dimenticato di dirti una cosa. E mo dilla. Mo la dico a te. Renato, non puoi fare un trix tu, Marco Mazzini e Roberto Vecchioni e ti regalo pure a chi le lauro. No, no, Tina Till. Faccio, faccio da solo. Ciao, ciao. Tanto bene, accusa. Marco Mazzini. Ma poi che trix? Proprio. Silvia, io leggevo qua un altro duetto. Renato, io lo so, però credimi, siamo pieni di messaggi. Era composto da Giulio Todrani e Angela Cracchiolo, ovvero i genitori di Giorgia. No, scusami, solo Giulio, Giuli in Giuli, gruppo anni 60. Sentiamo i messaggi. Ma? Ciao Renato, ciao Silvia, sono sempre Giulia da Carrasco, ti ho chiamato prima al telefono, ma mi sono... concentrato sul messaggio. Mi sono ricordata il duetto di Wes e Dorighezzi, però il titolo non mi ricordo. La canzone fa: voglio stare con te, per sempre con te. Ciao Renato, ciao Silvia. Ciao, ciao Renato, ciao Silvia, voglio stare con te. Questa è. Renato, ma il duetto con Pavarotti e Zucchero, ce lo siamo dimenticati? Miserere. Miserere, ciao. Certo. No, non ce lo siamo dimenticati. E ciao Ciardo, volevo ricordarti anche un altro bellissimo duetto, Freddie Mercury e Montserrat Caballero. Sì. Anche Ron e Tosca, vorrei incontrarti tra 100 anni. No, non la, no, il Caballero. Ho letto. Noi abbiamo riso molto. Avevo capito. Ciao Renato, sono Esther da Barletta. Sì. Allora, il duetto di cui parlavi prima, di George Michael e Elton John, sì, è Don't Let the Sun Go Down on Me. Bellissimo. Grazie, ciao, ce l'abbiamo, Tiziano. Live. Mamma mia. Grandissima voce, George Michael. Io devo farti ascoltare qualche altro messaggio, Sentiamo. Ciao, sono Gabriele, ho 10 anni e voglio dedicare la canzone Una rosa blu a mia madre, Francesca si chiama. Va bene. Magari te la mettiamo un altro giorno dove si parla di singoli. Abbiamo una telefonata, Pronto? Ciao Renato, ciao Silvia, sono Mariangela da Bodugno. Ciao Mariangela. Allora Mariangela, un duetto? Mina e Celentano oppure George Michael con i Queen. George Michael con i Queen, sì, un live. Somebody to Love. Un live che fecero per ricordare Freddie Mercury. Sì, dopo la morte di Freddie Mercury. E poi come non ricordare il famoso duetto
buco e Morgan. Quello, vabbè, duetto che durate due minuti infatti. Dopo di quello è successa la pandemia, il tempo brava il tempo di prendere i fogli e andarsene. Esatto comunque mo quest'anno torna torna al festival buco solo. No, che poi succede un'altra pandemia, speriamo di no. No, ma è la combinazione forse che è sbagliata. Torna da sua Morgan, non l'hanno fatto andare scaramanzia. E infatti, prima di febbraio la nostra preoccupazione era buco dov'è? Non si è capito più niente. Va bene, grazie. Ciao, grazie, ciao. Niente, ciao a tutti. Ciao. Volevo fare cantare delle canzoni. Allora, io ti devo far ascoltare 273 messaggi. Siamo arrivati a 273. Sì, nel giocate i numeri, 273. Sì. Renato, sono Marilisa da San Nicandro. Allora, ciao. Un duetto è Karaoke di Alessandra Amoroso e Bumba Dash, oppure Gente di Mare con Raff e Umberto Tozzi. Brava, ciao, perché a tutti. Stai ridendo? Ciao, Silvia, perché ridi? Perché ha detto tizia, quel sono 6-7 di Bumba Dash. Vabbè, vabbè, non è che poteva nominare ogni componente. Messaggio. Sentiamo. Ciao, ragazzi. Ragazzi, Marco Daia, Pigia, cito Bryan Adams e Tina Turner, It's Only Love, sì. E poi anche Zucchero e Pavarotti, Miserere. Ciao! No. C'era un trio anche, Sting, Bryan Adams e Rod Stewart. Sì, ma stiamo parlando dei duetti. Senza dimenticare il duetto famosissimo tra Celine Dion e Barbara Streisand. Te lo ricordi? Beh, cerchilo. Ma tu ti rendi conto che qua stiamo, Di pronto. Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Anna da Bari. Anna, allora Anna, c'è un duetto? Anna da Bari, c'è un duetto che ci vuoi suggerire? Senti, un duetto, i Gypsy King, però vorrei vederti ballare. I Gypsy King con chi? Sono tutte belle le canzoni di quello, però no, so. Di quelli, però non ricordo i titoli. I Gypsy King, no, io ne ho 7. Di più, sono 7. A piacere tuo. A piacere mio. Va bene, un ciao, pezzo di Gypsy King. Gypsy King insieme, li mettiamo insieme e creiamo il duetto. Gypsy e King, sì, sono due, no? È dura. Io non so più come fare, troppi messaggi, non va so. Bene, andiamo. Vai. Renato, sempre Antonio del quartiere San Paolo. Sì. Quello di Mina e Lucio Battisti è dell'anno 72, quello che lui canta la canzone di Mina, io non ti conosco, io non so tu chi sei. Ha aggiunto delle... So che hai cancellato tutto il giorno. Siri miei. Ciao Renato, ciao a tutti. Il mio combar, vai. Ciao Renato, sono Gianfranco da Cassano e niente, ti volevo ricordare il bellissimo duetto fra J-Ax e Paola Folli, grande corista anche di Elio e le Storie Tese, che si chiama Domani. Un abbraccio. Grazie, ciao. Molto bello quel pezzo. J-Ax e Swellen. Bob, buongiorno, Gino da Bari. Gino. Giulie e Giulie. E li ho citati prima. Li hai citati prima e dovremmo averlo il pezzo, no? Sono loro? Eccolo. Eccoli. Io ti faccio ascoltare gli altri messaggi intanto. Ciao Silvia, ciao Renato. Ciao. C'è un bellissimo duetto tra Mina e Totò con la canzone Baciami. È vero. Ciao da Pino di San Nicandro. Anche Totò e Anna Magnani. Renato, sono Antonio. Volevo ricordare come duetto Si può dare di più e augurarvi un buon anno. Erano in tre. Ciao ragazzi, sono Enza da Bari. Grazie Enza. Allora, il duetto Giorgia Gianna Nannini, un bacio a voi ragazzi. Grazie. Guarda quanti ne stanno arrivando. Me li perdo. Scusami, Renato. Potresti metterla ora la canzone per mia madre? No, non c'entra niente, tesoro. Oggi stiamo parlando dei duetti. Se ci comunichi un duetto. Cantala tu, una rosa blu. Una rosa blu. E poi? Ciao Renato, sono Michele da Barletta. Non dimentichiamo il grande maestro. Che se ne è dimenticato?
Gigi D'Alesso con Mario Merola, cent'anni. Cent'anni, è vero, è vero. E la tempestività, lo stai già cercando, non mi dire. Sì, ma ce l'ha già in memoria perché l'abbiamo mandato già tempo fa. Abbiamo una telefonata. Sì, sentiamo. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Mariangela. Mariangela, da dove chiami Mariangela? L'amica di Angela Maria. CSC. Niente, è caduta. Infatti, piano, Mariangela. Allora, Renato, mi vengono in mente tre duetti. Sentiamo. Barbara Streisand col cantante dei Bee Gees. Sì. Michael Jackson con Paul McCartney. Allora, e il terzo, non me lo ricordo. Va bene, ciao. Non me lo ricordo, vai su YouTube e digita. Ciao Renato, ciao Silvia, sono Giuseppe da Margherita. Un brano bellissimo è quello degli UB40 con Chris Hind, che è la leader dei Pretenders. I Got You Baby. Gli UB40, ah, come no. Ecco qua, Barbra Streisand. Bellissima canzone. No, sono sempre Francesco D'Andrea. Un duetto, beh, un certo Renato Ciardo e Gianni Ciardo in balletto parese. Sì, è vero, sta su YouTube. E ciao Renato, volevo dirti un altro duetto molto bello, è quello con Eros Ramazzotti e Tina Turner, che anche cantano Cose della Vita. Ma è fatto. Va bene, ma vediamo se la troviamo. Costa la vita. Ciao Renato, ciao Silvia, ciao. Sono Anna da Bari. Io invece vorrei ricordare un duetto che ha avuto tanto successo. Quale? La felicità di Peter Sincotti e Simona Molinari. Ah, ciao. È vero. Brava. La felicità. Buongiorno a tutti. Cerchiamola. So che Renato apprezzerà perché era un bravissimo chitarrista. Ricordo qui dalla Spagna. Paco de Lucía e Camarón de la Isla. Come la no? Canzone più bella, una delle più belle, Como el agua. Como la, como la ua, como la ua, como la ua. Allora, sì, Paco quello, de Lucía, Paco è de vero. Lucía è, aspetta, riascoltiamo un attimo. E Camarón de la Isla. Camarón de la Isla. La canzone più bella, una Vedi. Delle più belle, Como el agua. Ciao. Como la ua. Ok, abbiamo una telefonata. Como la ua. La pigla sci. Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, Graziana. Graziana. Allora, Graziana, ciao. Una canzone... Mi sono collegata da poco, sono tornata da poco. Non so se l'hanno detta, quella di Wes e Dori Ghezzi. Sì, l'abbiamo mandata già 6 volte. Ne hai un altro okay, come duetto? Che cosa? Ne hai un altro come duetto? Un'altra? Un altro duetto che ti viene in mente? No, non mi viene in mente. Che ne no. so, Albano e Romina... ma no. che sforza, no, nessuno. Che sforza, ma nessun. Che sforza. Mi ero preparata su quello. Va bene, ma che sforza, niente, non hai niente di ma che sforza. Va bene, grazie, ciao, ciao. Va bene, grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Io non ti capisco a volte. In Andalusia, tu sai che in Andalusia los niños nos identificamos perché hay muchos Pacos, hay muchos Pepes en la calle. C'è tutto l'annuncio, traduci Renato, per favore. Mi chiamavano Paquito, il della portuguesa, Paquito, il hijo de Lucía. Ma ci vamos a tomar centro en lo que ha sido tu vida. Il brano di prima con la l'intro. Presentazione. Ah, se puoi tradurre. Mi sentite? Stanno bevendo anche. El flamenco. Il flamenco è molto facile. Che io faccio? De entender en cuanto que hayas nacido dentro de él. Se lo capisci sei a posto, se no con lo 1200 ensayos del 1921 che hanno scritto lo flamencolo per ahí. Ho scritto questo flamenco qua insieme a Maria Pia. ¿Recuerdas, Paco, cuando acompañaste por primera vez a Camarón de la Isla? Sí. Sí. Fue en Jerez. Fue vedere. Lo encontré una mañana. No hay mucha fama que vuol mangiare. Andiamo a andare in pubblicità. Aspetta, aspetta. Mamma mia, che bello. Il flamenco puro di Paco de Lucía. Pubblicità, Renato. Buonanimo. Pubblicità, olè! Il ciardatano. Da Bari è su Radio Bari. Il ciardatano.
Bentornati al Ciardatano. Allora, oggi stiamo parlando di duetti storici, musicali. Se ve ne viene in mente qualcuno, potete chiamarci al numero 080 501 4668. Silvia, ci scrivono un duetto. Claudia Amori e Adriano Celentano. Chi non lavora non fa l'amore. Oltre quello, non succederà più che torni alle tre e torni ubriaco e stai con me. Quella là, te la ricordi? Io ricordavo un testo diverso, però va bene. Io intanto devo farti ascoltare dei messaggi, abbiamo la telefonata. Che bella donna che era Claudia Amori. C'è la telefonata. Amore. Aspetta. Pronto? Pronto? Ehi là! Ciao, come stai? Renato, ciao, good caro. Morning from Chicago. Good morning a te. Allora, senti, ma che aria tira lì, Fashfried? Freddissimo, ma... Quanti gradi stanno? Ce la passiamo bene. Comunque c'ho un bellissimo duetto. Vai. Indimenticabile. Ma tu l'altro giorno sei andato lì a Washington a fumare cibo? No. Non faccio parte di nessuna cosa. Ah, ho capito. Faccio parte di casa mia. Un duetto. Comunque, allora. Dimmi. Scusa. I pray you be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Chi è? Ci so. Ricordamelo tu. Céline Dion e Andrea Bocelli. Bravo, Céline Dion e Andrea Bocelli. Okay, Bocelli, well, va bene, grazie. E salutaci, ciao. Chicago. Ciao, caro. Allora, sì, andiamo avanti. Sì, sì. No, Renato, troppi messaggi. Se non me li fai mandare, poi se la prendono con me. Mi scrivono cose brutte. Sì, sì. Ciao, oh, Renato, il duetto del grande Gianni Ciardo con Mariolina De Fano. Cara Pasquina mia, auguri, buon anno. Grazie anche a te. Poi. Ciao, Renato. Dimmi. Ti ricordi di Freddie Mercury e il soprano Cabalè? Cabalè. Allora, Silvia, Patrizia da Modugno, ciao a tutti. Un altro duetto che ricordo, Medeo Minghi e Mietta. Ma che sa, amore. Medeo Minghi. Renato, poteva mancare, come si chiama? Marco Mascina, che è morto. Ormai io il telegiornale non li vedo più e ho capito che devo fare il Marco Mascina di turno. Della situazione. Diceva mia moglie, ricorda Renato, fiumi di parole tra noi. Ciao, sai come stai? Il telegiornale. Salix sopra la scala. Renato Antonio del quartiere San Paolo. Il duetto Giovanna Camastra e l'amico tuo Marco Masini. Ormai te lo dicono come minaccia. Ma ormai non ci faccio più caso. Ok, Reina. Allora, se metti un duetto, metti. Albano e Romina, Felicità. Ma lo metto, aspi. Vai. Col disco, con la puntina sopra. Felicità, dai, accontentiamolo. Non gli abbiamo neanche messo una rosa blu, proprio gli antipatici. Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Comunque, secondo me è un caso che Albano non abbia incontrato sul suo percorso Yoko Ono, perché sarebbe venuto fuori qualcosa di eccezionale. Che cosa sarebbe uscito? Non si capisce. Secondo me potremmo ipotizzarlo. Sì, infatti. Ipotizziamolo. Va bene, anche a dirlo, mo vedrai. Senza. Felicità. La cuscina di piume, la fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. 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 A ridere! Forte, messaggi! Forte. Giorgio Bocelli, questione di feeling, ciao. Giorgio Bocelli, tuo figlio. Ciao Silvia, ciao Renato, sono Francesca da Bari. Come duetto volevo ricordare Freddie Mercury e David Bowie con Under Pressure, probabilmente l'avranno già detto. Sì. Complimenti per tutto. Grazie. E mio marito vi fa i complimenti per i due vinili che sono alle spalle di Silvia, Rod Stewart e Phil Collins con Qualcuno Another Day in Paradise. Accorto, ciao. Grazie. Da lunedì cambieremo. Li ha cambiati. Rod Stewart non c'è più, Phil Collins c'è, però c'è un altro personaggio, ditemi qual è, anzi diteci qual è
E... vediamo chi è. Zoom poi un ci po'. Sarà il premio che... Federico, riusciamo a no, perché a zoomare? Questa è la GoPro, che c'entra? Ah, la GoPro. Vabbè, la GoPro è... va bene. Ciao Renato, sempre ciao. Gianfranco da Cassano. Vabbè, sempre. Mi sembra strano che nessuno abbia citato Robbie Williams e Nicole Kidman con Something Stupid. È vero, un pezzo che inizialmente era stato inciso da Frank Sinatra e dalla figlia Nancy Sinatra. Poi è stato ripreso appunto da Robin Williams e... oggi trasudi cultura. Ma io sono sempre così. Non ciao sembra. Renato, ciao Silvia, sono Nicola da Libertà e saluto la mia compagna Tony, il duetto e i Model Talking. Va bene, senti che bello. Questo è Frank Sinatra. Ciao Renato, Sinatra. Mi faresti sentire il duetto Mina Celentano. Ciao, sei grandissimo. Grazie, senti, senti questo. Senti Renato, Madonna! Perché non fai tu e Silvia un bel duetto comunque? Non sarebbe male. L'abbiamo già fatto, giuro. Renato, ciao Silvia, sono Daniele da Barletta. Come non ricordare Roberto Murolo e Mia Martini? L'abbiamo già mandato, l'abbiamo già messo. Ciao Renato, sono Francesco da Bari. Bella d'estate, Mango e Neri per caso e poi sicuramente Survivor Mike Francis con gli Adica Pongo. Mike Francis e gli Adica Pongo. Che te la pongo? Ciao la pongo? Renato! Adica Pongo. Tony Dallara, Renato Rascher, romantica. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te che come me, romantica. Tu sei romantica. C'è Rovazzi, mo c'è c'è. Allora, Renato, duetto non tanto lontano nel tempo è stato quello di Gianni Morandi con Rovazzi e la cosa che ci vero. Ha colpiti sì. Ne parlavamo prima con Tiziano, il fatto che Gianni Morandi è uno di quegli artisti che si è sempre reinventato, è vero, sempre è non, vero. Non lo puoi identificare, non è rimasto qualcosa. Come negli anni 60 no no diciamo no che... si diciamo che continua a mietere successi, a mietere. Io ti giuro mai li capirò. Abbiamo una telefonata. Pronto? Andiamo tutti a Torre a Mare. Pronto, chi è? Ciao, chi sei? Pronto? Pronto? Renato? Ciao, chi sei? Mi senti, Renato? Ciao. Io ti sento, tu ci senti? Renato, ciao. Ciao. Senti, tra tutti i duetti che mi hai ascoltato, il più bello è stato quello di tuo padre con Gianni Giannotti degli Ugu Tugu. E qual era il pezzo? Che lo... cantare una canzone dei Beatles. Ah, è una cover. E vabbè, avrai visto qualcosa che... Vieni a papà, ti ric... Sì, sicuramente una l'ha fatto. Cover, fa. Però è stato bellissimo. Io ricordo che veramente... Detta la parete, faceva le scale carne. Ecco, ciao! Ciao, ciao, grazie. Ecco qua. Questo è Gianni Giannotti? No, questo è Patsy Kensi con Eros. È cresciuto, sai, quel ragazzo che gridava. Non parlava mai al suo modo, già tuzzava. Pazzi Kensi, mo ti ricordi la figura che fece Pazzi Kensi? No, diciamo che ricordo più che altro tutti invaghiti. Certo, perché praticamente se ne venne una parte del... una bretellina della scese, vesta. Insomma, sulla spalla e mostrò un seno. La vesta. Mostrò un seno, un brufolo, perché non ha mai avuto un seno, insomma. Andiamo avanti. Sei tu che devi giudicare questo, insomma. Beh, brufo. Ole, muy bien, Renato, che viene atteso il flamenco. Hola. Quella bellissima intervista, Paco de Lucía raccontava perché si chiama Paco de Lucía, perché l'intervistatore gli diceva: ma come mai Paco de Lucía? E lui diceva: in Andalusia ci sono molti Paco, che vuol dire Francesco, molti Pepe, che è Giuseppe. Allora loro, per capire di chi sei figlio, a lui dicevano:
es el Paco, cioè è Paco della Lucia, Lucia è sua madre, quindi della, diceva, della Lucia o della portoghese, e quindi gli spiegava perché, il perché del, del nome. Per esempio anche Cameron della Isla non si chiama Cameron della Isla, ma era un nomignolo, lui si chiama José, e non mi ricordo adesso il cognome. Comunque sì, ognuno di loro aveva dei, dei soprannomi in base a dove vivevano. Pure io. Comunque bravissimo, bravissimo Renato. Grazie. Hai tradotto perfettamente. Grazie. Infatti, non ti pure do io, i brividi. Pure io sono il nepote della nonna Lucia. Quindi è Paco di Lucia, io sono Renato, il nipote di Lucia. Anche a Bari si usa questa cosa, no? Tipo Giovanni. Giovanni originale. No, Giovanni di... dobbiamo chiudere, Renato. Già, sì, abbiamo chiuso. Tempo, va bene, sì. Ci vediamo lunedì prossimo e mi raccomando, seguitevi le repliche perché tanto do. Ammuzza. Ci vediamo lunedì. Ciao e buon fine settimana. Buon fine settimana. Sopra Facebook di Giardatano. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila.